Ok ragazzi, allora siamo nel bosco, stiamo partendo, siamo io Raffi, adesso vi faccio spiegare da lei che è qua. Aiuto, abbagliata, ho già gli occhi da bosco. Vi faccio spiegare da lei questa cosa che... Che è una cosa cotta e mangiata, eh. Allora, io era già da un po' di giorni che stavo indagando su questa cosa, perché... Vabbè, diciamo che sul confine svizzero spesso si sono stati contrabbandieri, parliamo di anni 60, che qui hanno scavallato la montagna tutte le notti portando sigarette o quello che sia. E spesso su questo nascono tante leggende, ma questa leggenda la continuavo a sentire e risentire. E solo stamattina, fortunatamente, sono riuscita a parlare con un ometto di questo paese, che non vi diremo dove siamo. Ah, come... una spina! Siamo nei boschi, come detto, siamo sul confine svizzero. Questo ometto, personalmente, ha avuto la forza di accompagnarmi proprio sul posto, perché noi non avremmo mai trovato il sentiero giusto, stamattina. Quindi ho chiamato subito Ale e ho detto bisogna farla questa cosa. Perché comunque qui la leggenda parlava di tanti anni fa, di questo contrabbandiere che una sera nel posto dove vi porteremo è stato... Speriamo di trovarlo, che te sei venuta stamattina. Io sono venuta di giorno, qualche punto di riferimento me lo sono presa questo metodo, vediamo se riusciamo a ritrovarlo. Però insomma questo contrabbandiere è stato ingannato, perché comunque sia lui faceva il suo lavoro, doveva consegnare le sue bricole, che erano i suoi zaini intrecciati di legno pieni di sigarette, nel punto stabilito, che è dove stiamo cercando di arrivare. E questa volta però era andata male, perché chi lo aspettava, al posto di ricompensarlo e prendere il carico, ha pensato bene di ucciderlo, ma di ucciderlo nel modo più tremendo, cioè con una forconata, portandogli via tutto quello che aveva e lasciandolo lì, sembra per ore e ore prima che morisse. Da allora chiunque passava in questo bosco, solo di notte, solo al buio... Qua a destra o sinistra? Sinistra, qua a sinistra. Chiunque passava in questo bosco diceva di vedere ancora il Tony. Il Tony si chiamava sto contrabbandiere. E che tutte le volte scacciava le persone, mandava via tutti, arrabbiato, collerico, urlante. E quindi per anni è andata avanti questa storia. Poi sarà stato il caso che la gente ha iniziato a non girare più per boschi perché hanno fatto le strade, avevano le macchine, le biciclette. Sarà stato il fatto che la perpetua del paese ha portato il prete a benedire il posto. Sta il fatto che nessuno ha più parlato del Tony. Adesso, proprio recentemente, purtroppo questi boschi hanno ripreso a vedere movimenti notturni, movimenti di spacciatori, movimenti di gente di malaffare. E sembra che il fantasma del Tony, del contrabbandiere, sia tornato a scacciare questa gente di notte. E siccome questo ometto, qui dobbiamo salire, sì, qua, di qua. Questo ometto, lui stesso si era terrorizzato da ragazzo, incontrando questa figura nel bosco, lui stesso ci ha portato e lui stesso dice che è tornato. Allora, siccome era talmente convinto quest'uomo e questa leggenda l'ho sentita talmente tante volte che ho detto all'Ale dobbiamo andare subito. Io felicissimo, guarda, perché io in bosco di notte, sinceramente... Ok, le case abbandonate, ospedali, colonie, ma il bosco. Però bisognava venire subito a vederla, sì. Anche perché quest'uomo mi ha portato con fatica lungo questo sentiero, perché ha una grande età e quindi dovevamo per forza venire. No, qui si va verso qua? Destra, ci deve essere un'apertura a questo punto. Direi che di notte è un po' diverso che di giorno. Però siamo lungo il viale giusto, qua. Direi. Sì. No, qui, qua c'è. Dietro questi rovi dovrebbe esserci un sentiero che ormai sono tutti... Io sento un tum. Beh, però diciamo che il bosco di notte... Sì, già il bosco di notte, ecco, per i cazzi suoi. Ha la sua vita. Sì, qua. Vedi che si apre? Vedi? Mamma mia. Eravamo proprio qua, siamo passati proprio di qua stamattina. Mamma mia. Vedi? Sì. Molta gente del paese si ricorda al fantasma del Tony, eh? Molta gente. Adesso vediamo se questo sentiero è questo? Sì, mi ricordo l'albero caduto, siamo giusti. Ok, fa anche un freddo becco perché siamo in alto, è notte, sì. Mamma mia, che bel sentiero, accogliente direi. Insomma,
Diciamo che se era estate era peggio. Sì, sicuramente sì. Mamma mia. Sì, dovrebbe essere un... Non è che abbiamo queste, queste torce che sparano lontano. Minchia, mi fa paura inquadrare là davanti. Perché non vedi la fine. Però i rumori... Guardate che non ci ammazziamo, eh. Che inciampo. Sì. Tra tutte e due. E poi qui è anche abbastanza pulito, ma pensa che una volta su questi sentieri passavano da una frazione all'altra del paese, era l'unico modo di accesso per raggiungere magari liberamente la casa dello zio, dei nonni. Mamma mia. Sì, sì, è giusto, perché mi ricordo quegli altri alberi caduti, è giusto. Io sento qua, però vabbè, gli animali nel bosco ce ne sono. Sicuramente rumori ne sentiremo tanti, gli animali. Sì. Madonna. No, qua tutti gli alberi caduti, che roba. Perché non viene più nessuno qua. Tranne i cinghiali. Ecco, penso che siamo quasi in zona, Perché non facevo... Ma è di fronte la casetta, si vede di fronte. È bordo strada, bordo sentiero, ecco. Però non abbiamo camminato tanto, quindi... Ferma. No, magari è una foglia che è caduta. Ho sentito un rumore da sopra, qualcosa che cadeva. Il sottofondo c'è più. Sì. Vedi come siamo. Sì, giusto la base. Sì, sì, ma le luci sicuramente non so se sì. Guarda, anche a strapiano. A inciampare perché. Mamma mia. Sì, qua c'è lo strapiombo. Sì, occhio perché di qua vai giù. Cioè basta che non troviamo gli spaccini. Ah, qua sì, qua c'è il muro. Ecco. Sì, è questo? Qua. Eh sì, qua c'è tutto il muro. Va. È qua perché questo è proprio il punto in cui l'hanno trovato col forcone dentro qua, dentro qua, perché probabilmente era la casupola dove la carriola. Minchia, sei vecchia, dove lasciavano le... No, c'è stato un animale, ho detto rumore. Madò, questo era il punto proprio dove lasciavano le sigarette e facevano gli scambi qui, ho capito? E l'hanno visto qua dentro? Lui l'hanno trovato morto qua dentro. Però sembra che appunto che abbia passato tantissime ore prima di morire, perché era solo infilzato col forcone. Quindi è una carriola, sei vecchia, bucata pure dal tempo. Sì, perché qui col fatto di questa storia non è più venuto nessuno, ti dicevo, se non fosse stato adesso che... Credo, guarda, sono cresciute le piante dentro qua. Mamma mia. Occhio, vabbè, tanto il soffitto è già venuto giù. Sì. Non ci verrà in testa adesso. Io accenderei lo strumento a questo punto. Sì, io ce l'ho in tasca, adesso prendo anche il K2. Il bip che ha sentito era l'accensione, Adesso prendo. Illuminalo, il K2. Schiaccia. Questo qua. Questo? Sì, tieni schiacciato. Ok. Questa cos'era? Una finestrella? Qua c'era la finestra grossa. Io penso che ci fosse un piano di sopra. Le finestre erano queste. Sì. Perché tra l'altro all'epoca, questa casa avrà 300 anni, pagavano in base alla grandezza delle finestre le tasse. Ah, più quanta luce ricevevi, più dovevi pagare. Quindi facevano queste finestre piccolissime, se tu guardi su questa struttura. Sembra che fa più freddo dentro qua che fuori, non lo senti? Io ho i brividi. Non so se... Non lo so, io freddo, però non c'è una bella aria. È alta comunque. Sì. Perché io... Dammi il tuo K2. Cioè guarda dove è cresciuta sta pianta, dal sasso. Sì. Ma adesso guarda quell'altra sopra, entra dalla porta e guarda dove va. Bestiale, sì. Guarda che prendo il K2, sì, che ce l'ho qua. Il K2. Allora, qua al
allarghiamo un pochino l'animale. Ok, K2 qua. Ok. Allora, dico che lui è stato chiuso all'interno di questa casetta. No, qua c'è le tegole del tetto, ma che roba? È vero, qui noi stiamo camminando sia sul tetto che sulla soletta di tramezzo, perché non poteva essere così alta, quella di sopra doveva essere un altro ingresso, o una porta finestra. E questa cos'è? Non era roba da camminare. È chiusa. È chiusa? Non è chiusa. Una nicchia. Guarda lì questa che vengono giù. Attenzione. Che cazzo c'è? Attenzione. Non so, mi sembra proprio strano sto posto, è molto... No? Oh, noi siamo fermi e sento rumore di foglie, come se cadessero. Ma non c'è vento. Poi di foglie da cadere ce n'è più. Non so, proviamo a fare due domande, a vedere gli strumenti. Io sento moltissima... moltissimo freddo adesso, sento molto freddo. Sì, anch'io sento più freddo qua che sì, di fuori. Sì, che dovremmo essere riparati anche dall'aria. Sento molto freddo, proviamo a fare due domande. Tony. Inizio direttamente col nome. Beh, sì. Se sei tu che stai, che non hai pace, che se sei tu che non solo non hai pace, che vaghi ancora qui a scacciare chi ti ha ingannato. Dacci un segno, dai. No, c'è. Ho sentito anch'io. No, un animale sarà, spero. Ho sentito anch'io muoversi, eh. Stai fermo. Uno sgoccio. Sì, stavo dicendo la stessa cosa, rumore di acqua. Che come al solito qui non piove da 2 anni. Infatti, sento i passi, eh. Oh, che... No, vabbè, magari qua c'è un animale, però sento i passi. Tony, sei tu? Eh? Oh no, qua c'è un animale, qualcosa. Okay. Dobbiamo fare un po' di rumore a vedere di muoverlo, di farlo andare via. Minchia, sento sempre roba sotto. Guarda questi cocci. No, ma guarda. No, guarda. Un forcone c'è. Guarda. Cazzo, un forcone. Poi io sono stata qua di giorno, non l'ho visto, era sotto. Guardalo. È un forcone. Un forcone questo? Assolutamente, un forcone vecchio come... Cioè, ragazzi. Porca troia, è vecchissimo, guarda come ruggine. No, allucinante. Ma proprio qui? Mi figlia male anche prenderlo in mano. No, non ti farò. Prova a avvicinare lo strumento. Si è pure mosso, penso che da solo. Allucinante sta cosa, eh. Guarda! Se sei qua con noi ancora, non essere arrabbiato. Noi stiamo cercando di capire. Stiamo solo cercando di capire, ok? Se questo forcone può essere stato qualcosa che ti ha fatto male. È vecchissimo. Guarda il manico, scusa, quando mai lo fai così? No, guarda. Cioè sì, guarda che roba. Se è qualcosa di brutto per te, che ansia, faccelo capire. Dai, hai visto come ha brillato prima? Adesso sì. Niente, eh. E io li avevo vicini così, sì, allo stesso modo. E infatti, un sacco, vedi, di volte le prove. Caspita, questo furgone non mi piace per niente. No, per un cazzo mi piace. Proprio per niente, non voglio più toccarlo. No, io l'ho toccato pure senza guanti. Ma poi anche io sono stata qua oggi, non l'ho visto. Io, eh. Sto continuando a sentire rumori fuori qua. Guardiamo. Non riusciamo a vedere. Beh, qua siamo scesi in giro, non abbiamo niente di. Ah no, è una pietra. Non abbiamo nessuna via di uscita da qua, eh.
No, non mi piace stare dentro qua, veramente zero. Oh, poi adesso sembra che fa ancora più freddo, magari zero. Non tiriamo fuori la termica. Non so se mi sia, come si dice. No, ma il forcone veramente che cazzo. Ma poi hai visto come ha brillato quando l'abbiamo visto? Stiamo fermi un attimo, zitti. E quello cosa cazzo è? Aspetta. C'è un vecchio badile, cos'è? Sì? Ma guarda come si è piegato! Guarda come si è piegato! Sì! Ma sai che io questo oggi non l'ho visto, sono stata qua a parlare con quegli uomini. Eravamo qua quando mi raccontava tutto. Oh! Io... Cazzo, questo era dietro, eh! Era un ramo che si rompeva questo. Però io l'ho sentito in alto. Io l'ho sentito qua sotto. Ma io come se si rompeva in alto, però non sotto. Qua dove cazzo si va avanti di qua? Proviamo ad andare un pochino più avanti. Esatto, giriamo intorno a sta cazzo di casetta qua. Qua si divide il sentiero. Sì, perché infatti un sentiero va in una frazione di questo paese e l'altro dritto va verso la Svizzera. Ma qui siamo a poche centinaia di metri dal confine. Minchia, mi è venuto uno svarione. Mamma mia. No, è l'aereo questo. L'aereo è una campagna lontanamente. Dietro a sta cazzo di casa cosa c'è? No, io quel rumore lì o era un gatto, ma era proprio dietro, eh. Sì, sì, sì. Questa è la casa. Cioè, guardate là. Ecco, questo è quello che vediamo da sopra. Sì. No, io ho sentito qua. Hai sentito? Questo era un passo, eh. Fermati, fermati un attimo. No, no, questi sono passi. Vabbè, può essere un animale, eh. Sì, ho capito, ma ci sente, vede le luci e tutto e non scappa l'animale? Ma il fatto che cammina mi sembra strano, di solito va più veloce. Senti le campane? Sento un passo io. Perché le campane ancora? Cioè ogni volta io te devo sentire le campane. Ok, ci sarà qualche campanile vicino. No, adesso l'ho sentito sopra qualcosa, tipo cadere un sasso qualcosa. Ma le cose che abbiamo una telecamera fissa giù sotto che inquadra l'interno della cascina e noi ce ne facciamo un giro intorno? Sì, possiamo farlo. Sì, 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 no, io non mi piace stare qua vicino a sta casa, non lo so, ho un... Sì, c'è una brutta aria. Un'aria brutta, non veramente. Ma sta figura di quest'uomo lo vedevano qua, sempre vicino alla casa? Sempre intorno alla casa, o usciva dalla porta o girava intorno alla casa. Però li scacciava, gli correva dietro, gli urlava dietro anche. Ma non erano gli spaccini? No, perché questo è successo negli anni 60. Okay. Poi, adesso, quando ha ripreso, non l'hanno raccontato gli spaccini, l'hanno... Guarda, guarda, era partito, sì, guarda. Sì, 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 sì. L'hanno raccontato, guarda. Ti sta confermando quello che stai, vedi? Dicendo. Guarda l'altro. Vedi? No, l'altro no, perché l'altro fa rumore se... Sì, fa rumore se va a fondo scala, sì. Se no no. Però vedi che sembra che conferma questa cosa? Sì. Adesso è non è che l'hanno detto gli spacciatori che l'hanno visto, l'hanno ridetto la gente del paese. Sì, sì, sì. Non lo so, proviamo a fare un giro lì e poi mettiamo una telecamera, mettiamo una veramente telecamera, a vedere... Io lì dentro non c'è. No, io veramente, anch'io entrare, dopo che ho trovato questo cazzo di forcone... Mi sembrava da dentro la casa addirittura. No, a me sembra qua di fianco. Senti? No, questo è un cane. Il cane è lontano. Dai, proviamo a mettere veramente... Poi vediamo, magari proviamo ad andare verso di qua. Di qua è verso la Svizzera, dove sto puntando io. Dai. Facciamo la prova, ragazzi. Ok, ragazzi,
abbiamo messo un'altra telecamera, adesso io la faccio partire da qua e vediamo. Che fai? Ok, sì. Vuoi lasciarlo qua il tuo zaino? Sì, lo zaino lo lascio qua. E vediamo. No, però io ho un'altra torcia ancora. Allora prendiamo. Prendi lo zaino. Dai, proviamo ad andare su verso il sentiero di là e vediamo se le camere lasciamo riprendere qua. Tanto qua non ci metti, no. Andiamo a vedere, perché qua era questo comunque il sentiero dei dove passavano i contrabbandieri, era questo qua, questo dritto, proprio che va in Svizzera, e invece quello sopra torna in paese. Ok, proviamo andare avanti un pezzettino, vediamo se... Tu lo strumento ce l'hai? Aspetta, perché sono un po' ingolfata, sì. No, qua si vedono le luci della vallata. Sì. Fermi. Perché mi sembrava un rumore dietro. Io non ho sentito niente. Minchia, guarda che brutto quel ramo là in fondo, là che sembrano due corna. Lo vedi? È una radice, si vede che è passato. Sentito? Pip, pip. Tipo un rumore metallico. Minchia, c'ho l'ansia anche a star fermo. Sai perché? Perché non sono mai venuto in sto bosco, quindi non lo conosco, non l'ho mai visto con la luce né un cazzo. Strumenti zero? No, è un uccello, ho sentito un... Le gambe mai. E dove sbuca sto sentiero? Soprattutto questi sentieri. Cioè qua sale e di là scende. Sì. Tutti portano di là, eh. Cos'è questo sasso? Dei narcisi, ma segui proprio i fiori selvatici, va, che belli. Ale, hai sentito? Shh. Qua sotto si va, passi sembrano, passi sembrano. No. Riavviciniamoci un attimo. Aspetta, volevo vedere qua dove c'è il bivio e basta, poi scendiamo. Basta, strumenti solo lì vicino alla casetta, sì, Simone. Quando ho raccontato la storia, quando l'ho chiamato. Minchia, va se va su. Sì, sì, sì. Però qui c'è già in alto, eh. Sì. Ma vicino, eh. Sembrava sul tuo cappello. No. Sembrava che più cappello proprio. Questa è la fila che fa meno luce del mondo. No, che spavento, mi sembrava una torre, invece è una pianta. No, proviamo a tornare lì alla casa. Sì, ma comunque la storia del quel cazzo di forcone lì sotto le foglie. Oh, ma poi è vecchio quel forcone lì, eh. Potrebbe anche starci come pare. Potrebbe avere. Beh, ma scusa, ma te dici che le forze dell'ordine tutto non l'hanno portato, vabbè, amica, 50 anni fa. Qua, ma non si sa neanche chi l'ha ammazzato, penso. Ma cosa vuoi che
che 60 anni fa facessero indagini. È vero. Poi c'è di contrabbandieri. Era uno di meno, Shh. Ferma, ferma. Sentito? Ma dalla casetta. Sì. Dalla casetta. Da lì davanti, Vabbè, oh, se c'è mosso qualcosa, sì. C'è la telecamera. Vedere. Sì. Meno male che c'è sto. Grande, perfetto. Sì, se mi ha tagliato. Meno male che c'è sempre sto aereo qua che si sente, che distrae un po' dai rumori. Di là. Questo è un animale, un cinghiale sarà, grosso. Pesante il passo, Vabbè, i cinghiali scappano, non me ne frega niente, nel bosco scappano. Ma io questo rumore di foglie che cadono non capisco, non siamo in autunno. Sì, ma non c'è, guardate il ramo. Non si muove niente, ma poi non siamo in autunno, non ci sono foglie secche, si sente il rumore. Sono verdi. Guarda. L'ho visto, l'ho inquadrato. Lo stai inquadrando? Sei qua con noi. Guarda. Tony, sei qua con noi? Sei arrabbiato? Guarda che noi non vogliamo infastidirti, Noi siamo sempre solo curiosi che vogliono capire. Noi non vogliamo infastidirti. E non vogliamo ingannarti. E quello si era incazzato, con quello che gli è capitato. Caspita. Io sento il rumore di foglie schiacciate anch'io, ma da quando siamo arrivati alla casa che li sento. Non so se c'è qualche animale che ci gira attorno. Ma gli animali scappano, dai. È quello che te l'ho detto anch'io all'inizio. Sono a casa loro. Da sopra adesso, Sento un rumore di acqua. Di gocce che cadono, di foglie che cadono. Ma c'è qualche fiume ciatto qua? No. Senti, che io li abbia visti, no, ma sembra un rumore di gocce. Senti, come tutte le foglie che fanno rumore. Cosa cazzo? Non so. Ma non fa una pelle d'oca un attimo, come se ci fosse qualcuno intorno. Io mi sento osservato io. Come se ci fosse qualcuno intorno. Ma noi siamo qua proprio per cercare di capire, darci modo di capire, farci sentire. Però fai un rumore, se. Stiamo fermi noi. Tony, se sei qua e sei arrabbiato, faccelo capire. Dai. Porca troia. Questo si è sentito forte questo da sopra, si è sentito, era da sopra, da dietro la casa. Cazzo. E questo l'ha ripreso, Questo l'hai registrato. Sì, questo l'ho registrato. Ascolta, sì. Tienimi la luce. Io fermo un attimo qua, tanto guarda, 10 minuti li ha registrati. Ok. Mi sentivo meglio con la luce qua dentro. No, proviamo a rientrare a fare qualche domanda qua dentro, l'ultima volta, anche se non mi piace. Guarda che strano questo ramo qua così, che sembra, guarda. Quel sasso su lì, cioè come fa a arrivare lì? Quello cade giù, Come cazzo fa a essere lì dentro? Non lo so. Che furgone c'è qua? Dove si fa? Proviamo a fare qualche domanda qua con quella col K2. Ok. Tony,
aspetta che aspetta che c'ho in mano il mondo, voglio mettere via una pila almeno, aspetta. Ok, parlagli, parlagli. Parlagli pure. Porca. Mi stava già rispondendo, eh? No, perché hai toccato il K2, se lo tocchi su si illumina. Ok, ok. C'è qualcuno qui con noi? Tony o qualcun altro? Se sì, prova. E allora? E allora? Li stavi inquadrando, erano fermi, eh? Ok. Provi a rifarlo ancora, a riavvicinarti ancora allo strumento. Sì, hai visto? Lampeggio, sì. Guarda. Ascolta, Tony, ti dà fastidio che noi siamo qua? Cristo. No. Si muovono tutte le foglie, inquadra. Non c'è vento all'interno. Guarda, è vero. Muovono, inquadra. Cazzo, è qua. No, è qua. Sì. Qua. Io uscirei da sto posto qua. Sì, eh. Tony, ascolta, noi non siamo niente. Ma non si muovono più, si sono bloccate di colpo. Cioè, come possono muoversi lì dentro? Guarda che nessuno può spingerle lì sopra, eh. Guarda! Oh cazzo! No, prendi la fila. Andiamo fuori di qua. Ma non c'è un filo di vento. No. No, dentro non mi piace, però non mi piace neanche fuori adesso. Ok, Tony, ma stai in pace, cazzo, se fosse. Noi non... Magari non è neanche lui, però, eh. Senti. Guarda le foglie che cadono all'interno. Non le ho viste. Venivano giù delle foglie. Non so se le ho riprese. Io le ho viste benissimo, Ale. No, ti credo. Io non so se le ho fatte in tempo a riprenderle. No, si vede. Tac, sento. Quello che si muoveva. Guarda come si muove questo legnetto qua. Guarda. Guarda all'interno. Guarda il legnetto qua, quello appeso qua. Sì, è solo. Guarda che quelli di fianco non fanno una piega. Ragazzi, guardate questa cosa. E noi non l'abbiamo toccato, scende, è troppo alto. Guardate, eh? Come si muove. Oscilla. Di colpo si è bloccato. No, adesso si muove ancora, guarda. E non si muove nient'altro, eh. Cazzo. E poi all'interno. Quel ramo era all'interno. Quello che tu guardavi dall'inizio. Perché eri interessato a quel ramo lì? Ti piaceva? Eh? Che dicevi che è strano. Sentito? No. Senti i passi? Senti? Dietro, cammina dietro. Da dietro si sente qualcosa dietro la casa. No, ma quel ramo lì che si muoveva, solo quello. E poi solo l'altro. Ma poi non c'è vento, non c'è aria. Non si muove niente. Niente si muove. Senti le campane ancora? Sì, ma perché io e te sentiamo sempre le campane? Non può essere ogni quarto d'ora le campane. Le sento. No, io c'ho una... Guarda, brilla. Una brilla. Atmosfera brilla. Brutta. Senti? Brilla. Ancora sopra? Sì, ma non è... No, allora, o c'è un animale dietro, da qualche parte, che si muove, perché non è possibile. Aspetta, ma qualunque animale se ne andrebbe. Poi senti correre, l'animale nel bosco corre, mica cammina. Ascolta Raffi, facciamo una cosa, perché adesso siamo un attimo agitati. Facciamo una pausa paglia, un secondo. Hai sentito? Però spostiamoci da sto posto. Allora, andiamo un po' in giù, ci fumiamo una sigaretta e ritorniamo per l'ultima volta sopra qua. Perché veramente, vediamo se è ancora lo strumento, si... Se ci dà qualcosa. Oh, però è sempre fermo quando lo interpelliamo. Sì, solo, sempre solo dentro lì. Sempre fatto, solo. Dai ragazzi, riprendiamo tra due secondi. Sì, ok, c'è bisogno. Ok, sì. Vuoi lasciarlo qua il tuo zaino? Sì, lo zaino lo lascio qua. E vediamo. No, però io ho un'altra torcia. Allora la prendiamo. Prendi lo zaino. Dai, prendiamo lo zaino. Dai. Proviamo ad andare su verso il sentiero di là. E vediamo. Sì. Intanto lasciamo riprendere qua. Beh, ma tanto qua non c'è nessuno che ci ha portato. No.
Questo l'ha ripreso, eh. Questo l'hai registrato? Sì, sì, questo l'ho registrato. Sta registrando. Ascolta, sì. Tienimi la luce. Che cazzo hai buco visto di sotto? Io fermo un attimo qua. Tanto guarda, 10 minuti l'hai registrato. Questa prendi. Non lo so, in Toledo date. Allora, film. Noi abbiamo ripreso la telecamera, poi vedremo le registrazioni se si è sentito qualcosa, che rumore, qualcosa. Qui il rumore è pieno. Sì, ma io... Allora, vicino alla casa ho queste brutte sensazioni. Più avanti, a parte qualche rumore di foglie così, io non ho... Non mi sento... Non mi, cioè mi sento tranquillo io qua. Guarda quella luce, una luna gigantesca, la luna, che appassa, sì, in cielo. Ci, cioè non sì, io più mi allontano. Più mi allontano e più sono, boh. Io non mi sento tranquilla per niente, non so. Proprio per niente. Io sono arrivata che ero molto più tranquilla di come sono adesso. Vabbè, diciamo che questo è il sentiero che porta su, riporta al paese, sì, la trazione. E questo è il sentiero che facevano i contrabbandieri, questo, perché porta oltre confine. La valle è bellissima. Sì, la valle è bellissima. Fermi. No. Oh, che cazzo è? Che cazzo è? Porca troia, c'è qualcuno, c'è qualcuno. Andiamo, andiamo, Raffi, andiamo. Aspettami. Arrivi? Andiamo, andiamo, via, 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 via. No, questo c'è quel cazzo. Questo è umano, col cazzo. Questo è un umano, gli ancora di coglioni. Via, 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 via. Via, via, via. Niente, dai. Ragazzi, siamo... Apposta, apposta, siamo qua. Siamo arrivati giù alla macchina. E ci hanno seguito. Ci hanno seguito perché noi sentivamo mentre correvamo abbiamo sentito dei passi ancora sulle foglie. Adesso siamo lontani, cioè abbiamo corso per 5 minuti più o meno. Sì. Non lo so, Raffi, per me... Non lo so, c'era qualcuno, c'era poi qualcuno. Non so che cosa, chi cosa. Io ho visto qualcuno... L'ho visto bene, ho visto le gambe. Io l'ho visto anch'io. E comunque... Però io, l'unica cosa che non capisco, cazzo, senza luci né un cazzo, questo che cazzo faceva? Cioè adesso in mezzo, anche se sono sti cazzo di spacciatori, ma non puoi stare al buio in quel bosco. Eravamo già lì da mezz'ora, dai, non c'era una torcia. Non cammini nel bosco al buio, eh. Non cammini. E poi perché correrci dietro? Non hanno detto una parola. Quello il fatto, non ci hanno fatto spaventare, che esatto, ci hanno gridato... O se ci hanno detto che cazzo volevamo, niente. E poi quello lì era fermo quando l'abbiamo inquadrato. Era fermo in mezzo al sentiero, bloccato. Cos'era? Chi era? Non lo so. Cos'era? Non lo so. So che... Adesso adesso prendiamo la macchina, andiamo a casa tua. E vediamo... Vediamo meglio nel video cosa abbiamo... Vediamo, vediamo il video che abbiamo lasciato nella casetta. È vero. Quello non l'abbiamo visto. Vediamo quello e vediamo che cazzo... Che cazzo abbiamo ripreso e anche io voglio rivedere l'ingrandimento di sta cazzo. Sì, però l'indagine è finita qua. Quale? Non ci sì, torno. Sì, no, io non ci torno neanche a piangere. Non so se era... Ragazzi. Chi cazzo era Bonchi, lì. Scusate per che abbiamo dovuto interrompere, ma veramente, cioè, sto giro non erano rumori. Questo qua, cioè, io spero che si sia visto bene come l'abbiamo visto noi. Come l'abbiamo visto noi in faccia questo, cioè in faccia, come l'abbiamo illuminato, inquadrato. Dai, a dopo. Ciao. Ok ragazzi, abbiamo appena visto quello che abbiamo registrato lasciando la telecamera nella casetta e siamo sconvolti, diciamo. Siamo sconvolti perché io non riesco a dare una spiegazione a quello che abbiamo ripreso. Non è salita veramente l'ansia. Cioè sicuramente i rumori non ce li siamo immaginati a questo punto. Solo che quello che abbiamo ripreso... Cioè io pensavo che quello che abbiamo inquadrato alla fine era il massimo, però rivedendo quello che ha registrato la telecamera all'interno della casetta lì... Quando ascoltate l'audio, ascoltate l'audio e anche senza cuffie perché questa volta si sente veramente bene. L'audio e
quel chi cazzo era quello che passava, ecco, passamontagna. con un passamontagna. Adesso io mi domando, cioè ragazzi, l'abbiamo, lo stiamo facendo adesso, no, non è gennaio, non siamo a 8000 metri, siamo in un bosco, normalissimo. No, ma io quello che dico, allora, se era uno spacciatore malintenzionato, a parte che comunque erano due. Sì, perché comunque, boh, però quell'altra persona che abbiamo visto in piedi, no, io non ho visto la testa, non potevo immaginare quando, ho visto le gambe, ho visto la Ma schiena. questi, ma è la cosa che io che mi domando, ma stavano al buio? Ecco, buio totale, perché noi siamo arrivati al Noi siamo buio arrivati e non totale. c'era una minima, a parte Niente. la luna, che l'hai detto anche te, che l'ho inquadrata. Cioè, non c'era una minima luce. Cioè, se questi qua erano lì a fare qualche traffico o qualcosa, dovevano avere delle torce o qualcosa. Ma anche E, perché noi potevamo essere clienti, cioè. e soprattutto avrebbero dovuto farsi sentire, farsi vedere da noi per mandarci via subito. Bravo, 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 ma non con quella voce registrata quando Cioè, noi con non la voce che c'eravamo, abbiamo l'abbiamo registrato, registrata quando noi non c'eravamo, con eravamo la voce che abbiamo distanti. registrato, oh, ragazzi, è inquietantissimo. Cioè, sembra quasi non umana, veramente. Sì, beh, noi ancora, fin qui siamo arrivati. Diteci voi cosa ne pensate, diteci voi che Sì, spiegazione scrivete potete nei dare. commenti cosa secondo noi. Allora, io sono scettico, come mi ha insegnato il mio grande amico Corrado degli SH, che saluto e ringrazio per lo scetticismo che mi ha dato. Io sto giro penso che sia stato qualcuno di umano, tra virgolette, però con i se e con i ma, perché. Non capisco neanche il pro di questa persona, No. cioè comunque sia, allora poteva spaventare quando eravamo noi dentro la casetta, perché nel momento che ce ne andiamo lasciamo una telecamera E poi ferma? un'altra cosa, se noi quando abbiamo lasciato la telecamera a riprendere siamo andati su verso la sinistra del sentiero, ok? Questo dopo l'abbiamo inquadrato in fondo al Ok. sentiero. Non Come poteva essere cazzo ha fatto a passato, passare no, che noi no, eravamo lì? Come no. cazzo ha fatto Quindi a doveva essere più di muoversi una persona, se fosse. E più di una persona non li sentiamo muoversi in un bosco di foglie? Non lo so, ragazzi, io non riesco a dare una spiegazione in questo momento, poi forse sono questo? Non lo so, spaventata. anch'io, io veramente sono sconcertato, non mi è capitata una cosa del genere. Non lo so, Scriveteci voi nei io so che commenti. io non ci torno mai No, neanche per a noi questa casa. indagine è chiusa in Sì, è qualunque chiusa. modo. Non daremo un seguito, una spiegazione, no, Non chiedetecelo neanche. possiamo, una certezza non possiamo darla, però le immagini e l'audio di sto giro veramente parlano da sole. Ragazzi, spero che il contenuto del video sia piaciuto. Lasciate veramente un commento E anche la e vostra interpretazione, ci fa piacere sapere qualche altra sì, ipotesi, anche perché noi non sicuramente. riusciamo più di tanto a giustificarla questa cosa. Quindi se vi è capitato già qualcosa del genere, perché a noi non è mai capitato nei boschi una cosa del genere, però Veramente. aspettiamo i vostri commenti. Dai. Ok, da Lench. E dalla Raffi distrutta. Anch'io stanotte sicuramente non dormo, a meno che la Raffi non mi dà un po' di whisky o un super Whisky. alcolico. Ah, e Oh. saluto anche da Saluto anche del gatto Zozo. Gatto Zozo. Ciao, E alla alla prossima, prossima. sperando che sia più tranquilla. Ciao.